Cioè, tutti 9 abitudini che ti danno fascino e autostima da acquisire assolutamente. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Liberti dai narcisisti con Massimo Tramasco. E veniamo al tema, veniamo al tema. 9 abitudini che ti danno autostima e fascino da acquisire assolutamente. Se vuoi avere autostima e fascino, devi acquisire 9 abitudini. Non è difficile, non è complicato, basta che però crei un inner game, cioè un gioco interiore che sia aderente, diciamo, a queste 9 abitudini. Le abitudini come si acquisiscono? Le abitudini si acquisiscono con la ripetizione. Inizialmente, magari una persona non si sente adatta a fare qualcosa, non si sente idonea a fare qualcosa, ma ci può riuscire tranquillamente utilizzando la ripetizione, cioè ripetendo n volte, diciamo così, tante volte lo stesso comportamento, fin tanto che diventa appunto un'abitudine. Abitudine deriva da abito, qualcosa che portiamo addosso. È molto importante imparare queste abitudini perché sono le abitudini che ti faranno veramente acquisire il fascino, cioè la capacità di conquistare, di sedurre, ma anche l'autostima, cioè la capacità di amare se stessi. È una capacità molto importante che tra l'altro non puoi non avere se vuoi conquistare, se vuoi far innamorare, se vuoi sedurre. Tieni presente che soltanto attraverso il coinvolgimento diciamo di te stesso verso te stesso, cioè l'amore espresso da se stessi verso se stessi, tu potrai far sì che le altre persone si innamorino di te. Nessuno potrà mai amare qualcuno che non si ama. Allora, queste 9 abitudini quali sono? La prima abitudine è quella della felicità. Indipendentemente da quello che capita all'esterno, trova la felicità dentro di te, trova la felicità nell'essenza di vivere, trova la felicità. Rispondi alla domanda: cosa questa esperienza mi può dare? Come posso essere comunque felice? La felicità è uno stato interiore. Acquisire questa consapevolezza non è facile, talvolta la vita ci riserva delle brutte sorprese, talvolta la vita ci riserva delle situazioni che magari sembrano estremamente negative, ma potrebbero anche avere un risvolto poi positivo. L'importante è mettercela tutta nel trovare la positività in quello che ti capita, nell'acquisire esperienza, nell'acquisire situazioni positive. Questo è un punto fondamentale che tu dovresti riuscire a sviluppare, che tu dovresti riuscire a creare, che tu dovresti riuscire a mantenere. Molto importante sviluppare queste capacità. Quindi cerca di coltivare la tua felicità e per fare questo concentrati sul focus delle cose positive, soprattutto lo stato interiore positivo. Noi non vediamo quello che crediamo. Noi non crediamo quello che vediamo, ma vediamo quello che crediamo. Quindi concentrati sugli aspetti positivi e ce ne possono essere in tutte le situazioni, veramente in tutte le situazioni. Questo è il primo punto fondamentale. Il secondo punto, è avere aspettative basse, soprattutto, per quanto riguarda le altre persone. Non devi aspettarti, niente da nessuno, perché aspettarsi qualcosa da qualcuno è il modo migliore per essere delusi. Se tu vuoi fare qualcosa, falla, ma senza aspettarti qualcosa in cambio. Le aspettative devono essere sempre basse, per non dire nulla, perché un'aspettativa alta ti porterà inesorabilmente a una delusione. Quindi è un altro punto che ti ricordo molto importante, fondamentale. Mai avere aspettative alte perché sono foriere di, diciamo, situazioni estremamente negative.
metti uno sforzo continuo, datti obiettivi alti e metti uno sforzo continuo per raggiungerlo. Quindi le aspettative devono essere basse come terzo punto, ma gli obiettivi devono essere alti. Le aspettative fanno male, la vita è breve, ma lo sforzo deve essere continuo perché lo sforzo fortifica e dà anche significato alla tua vita. Quarto punto che ti suggerisco di portare avanti è ama la vita, continua a sorridere e ricorda che prima di parlare e di esprimere un giudizio, ascolta. Ascolta le altre persone, ma ascolta anche il tuo cuore. L'amore per la vita verrà contraccambiato dall'amore che la vita ti darà. Soltanto chi ama la vita sarà amato dalla vita. Quindi, intanto, essere ostili alla vita vuol dire essere ostili a se stessi, vuol dire essere ostili come possiamo dire. Essere ostili alla vita vuol dire essere ostili al proprio modo di essere, vuol dire essere ostili alle proprie possibilità. Quindi non ha nessun senso essere ostili. L'ostilità è semplicemente un qualcosa di negativo, un qualcosa che non ti porta nessun risultato, un qualcosa che non ti porta mai e per nessuna ragione nessun beneficio. Quindi cerca di non essere ostile. Cerca di non essere ostile alla vita, cerca di non essere ostile, alle cose che ti capitano, ma anzi cerca di amarle. Questo è un punto fondamentale. Il quinto punto è prima di chiedere qualcosa alla vita stessa, prima di esprimere. Perché noi dobbiamo imparare a chiedere all'universo per ottenere, esprimere un'intenzione. Però prima di chiedere, perdona. Perché se tu non perdoni, non riesci a ottenere nessun risultato. Questo è un punto fondamentale che ti suggerisco di portare avanti. E poi un altro punto molto importante è il seguente. Prima di ferire qualcuno, considera l'altra persona. Quindi è un altro punto fondamentale questo perché è un modo per, diciamo, ferire qualcuno gratuitamente ti crea un karma negativo, ti crea una situazione negativa. Pensa che ogni persona agisce in un modo perché, come dire, è trainato dalle correnti karmiche, è trainato dall'ignoranza, è trainato da non avere una corretta visione della realtà. Quindi è molto importante non crearsi ulteriori karma negativi. Questo è un punto fondamentale. Ed è un'abitudine che credo che sia molto importante. La settima abitudine che devi adottare per acquisire fascino e autostima è quella di ripetere il mantra che ti dico adesso: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Ripetilo soprattutto in stati emozionali. È molto importante anche questa abitudine. L'ottava abitudine è mai accanirsi nelle discussioni con qualcuno, con qualcuno che non vuol discutere con te, non dare le perle ai porci e mai accanirti su persone che ti rifiutano, su persone che non ti vogliono. Ognuno diciamo, è libero di fare quello che vuoi, non devi mai accanirti, lascia che le persone vadano e vedrai che magari arriveranno. E la nona abitudine è impara ad ascoltare più che parlare, perché il fascino della seduzione passa attraverso quello che ascolti, perché la persona proietterà su di te delle situazioni, proietterà su di te delle emozioni e quindi saprai rapidamente dargli emozioni. Questo è vantaggiosissimo nella seduzione e nel far innamorare. Bene. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, ovviamente seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella così
così riceverai la notifica dei nuovi video. E ovviamente è anche possibile abbonarsi al canale, basta che vai sul tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. E quindi mi raccomando, coltiva queste nuove abitudini che faranno crescere la tua autostima, faranno crescere il tuo fascino e ti permetteranno veramente di sedurre, conquistare, far innamorare inconsapevolmente, perché acquisire fascino, acquisire autostima vuol dire poi non neanche usare tecniche per sedurre, per far innamorare, per coinvolgere, perché sarai naturalmente seduttiva o seduttivo. Per questo video è tutto, di nuovo ti do appuntamento al prossimo, ciao!